Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Johnny 8. Oggi si prova un giochino di livelli nuovi, era nuovi, insomma è già un po' che è uscito. Però era già un po' che lo tenevo d'occhio, si va a fare qualcosa di nuovo, ovvero SnowRunner ragazzi, si va a fare un po' di fuori pista. Non l'ho mai provato, 3 secondi su una prova, sono andato sotto a un burone e ho chiuso. L'ho provato più che altro per vedere le prestazioni in gioco, eccetera eccetera. Quindi col mio PC insomma mi riesce a girare comunque tutto alto a livelli di dettagli ultra, quindi sono felicissimo. E si va, si inizia la nuova campagna, spero che ci sia una specie di tutorial, perché mi ha fatto iniziare una di quelle prove probabilmente create da un utente, da un altro utente come noi della community, probabilmente mi ha fatto iniziare là e, insomma era un po' un casino. Allora, sto giocando con il Logitech G29, per chi se lo stesse chiedendo, e vediamo un po' che ci dice. Ti diamo il benvenuto nel Michigan. Grazie di cuore per aver deciso di partecipare alle operazioni di soccorso dopo le recenti inondazioni. Ci serve tutto l'aiuto possibile per riparare il ponte crollato. È l'unico modo per raggiungere l'altra sponda. Per prima cosa dovrai trovare la torre d'osservazione per vedere dintorni. Poi dovrai trovare un camion in grado di trasportare i materiali necessari per riparare il ponte. Quando il ponte sarà riparato, potrai raggiungere il tuo primo garage. Ok, quindi subito obiettivi belli chiari, ragazzi. Siamo su un bel furgonato di quelli bellini, ragazzi, americani. Vediamo se se si può girare un po' la visuale. Ok, sì. La prima cosa che devi fare è perlustrare i dintorni. Quindi con la M apriamo la mappa. Vediamoci un po' la mappa. Qui viene sempre mostrato l'obiettivo che stai tracciando. Ok. Quindi noi siamo qua. Vediamo se riesco a spostarmi con il volante direttamente. No, forse è meglio usare il mouse. Noi siamo qua e dovremo raggiungere questo posto qua su, la torre di osservazione. Però c'è il ponte crollato. E allora gas, ragazzi. Si accende il motore, si leva il freno a mano e si parte. Strade dissestate, questo gioco è tutto su strade dissestate. Vediamo se le quattro ruote motrici non ce le abbiamo, non ci possono dare una mano. Quando guidi su terreni accidentati puoi passare a una marcia bassa, tira all'interrà, ma ridurrà il rischio di restare bloccato. Tieni premuto ok la frizione e sposta a sinistra per attivare la marcia bassa. Ok, quindi marcia bassa. Il tuo camion può usare la trazione integrale AVD. L'AVD ti servirà per non restare impantanato su terreni accidentati, ma consumerà più carburante. Ecco, adesso ce la siamo messi, ragazzi, le quattro ruote motrici penso che siano l'AVD. E quindi gas. Gas per modo di dire. Comunque questo gioco è ganzo perché è tutto appunto fatto su terreni accidentati. Ok, ho rimosso qualche sfarfallio sulla mia webcam, ragazzi, vi chiedo venia. Dicevo, è tutto su terreni accidentati e praticamente il bello del gioco sarà questo qua, praticamente. Possiamo anche utilizzare una grafica in prima persona, se la trovo, esatto, eccola qua. Insomma, è un gioco per gli amanti del fuoristrada, ragazzi. Ora, questo qua sicuramente è l'inizio, quindi... Come velocità, come potete vedere, insomma, è bassissima, anche perché, insomma, il terreno è quello che è. Ok, 270 metri all'obiettivo, ci metteremo un po', ci metteremo un po', perché per arrivare là, insomma, è abbastanza lunga. Abbiamo un tasto funzioni, vediamo un po' che ci dice. Ah, ok, ci ferma anche la macchina. Vediamo quando piano piano si arriva col tutorial, insomma, a farci vedere, a vedere quello che succede. Comunque vediamo un po' di strada migliore adesso, quindi probabilmente proviamo ad andare a staccare le nostre quattro ruote motrici, sicuramente, e potremo passare a una marcia migliore adesso, dai. Vai, mettiamocelo automatico e si viaggia, ragazzi, si viaggia.
Ora sarà stato di dover andare di là. Diamo uno sguardo alla mappa. Sì. Questo qua che cosa sarà, visto che l'obiettivo è lassù? Proviamo a... Ok, l'avevo messo io questo qua. No, quindi li vado a togliere. Col tasto destro si può andare noi a impostare, ragazzi. Quindi va bene, la strada da seguire è questa. Vedo anche che abbiamo del carburante laggiù, 76 litri su 80, quindi probabilmente dovremo stare attenti anche a non consumare benzina, come ci diceva prima che le quattro ruote motrici probabilmente la VD consumano un pochino. Intanto attenzione, attenzione. Strada accidentata. Detour, capire terreni. Incontrerai diversi tipi di terreni, strade, terra battuta, fango, fango profondo, acqua, pendii rocciosi, neve e ghiaccio. Poi, solo camionisti più esperti con veicoli ben equipaggiati possono attraversare qualsiasi tipo di terreno. In caso di dubbio, non vergognarti di evitare il pericolo. Puoi scoprire di più sui diversi tipi di terreno nel codice disponibile nel menu. Ok. Sì, probabilmente, perché qua, ragazzi, probabilmente, perché mi sembra di vedere qua giù, ecco, che c'è dell'acqua, quindi probabilmente se ci andiamo con questa macchinina vita lì, sarà un patatrack generale. Quindi direi di buttarci qua dentro, piano piano. Molto, molto piano, ok. Adesso si dovrà, ci si impantana, quindi si va a mettere la marcia bassa, AVD. Aspetto il motore, mi sono sbagliato. E poi si riva, ragazzi. Devo sempre prendere un po' di confidenza con i tasti, eh. Insomma, il ruscello si attraversa alla grande, però più piccino. Magari se ci aveva un bel gippone di veli col filtro va su alto, ci si poteva fare anche qualcosa di meglio, ragazzi, eh. Non lo so. Livello di acqua, ok, quando siamo, intanto un bel calo di frame c'è stato, quando siamo nell'acqua c'è un livello di allerta di pericolo dell'acqua. Vediamo un po' se riusciamo ad andare a vedere un po' dove dobbiamo andare, tanto manteniamo comunque la nostra strada. Forse qua l'AVD si può anche togliere. Sì, almeno risparmiamo carburanza. Visto insomma quello che costa il carburante al giorno d'oggi, risparmiamocelo. Allora, possiamo provare a rimettere anche la marcia alta, magari. Qua si cammina meglio, dai, sì, si cammina meglio. Quindi vai. Dobbiamo imparare soprattutto a conoscere... Puoi fare rifornimento qui vicino a qualsiasi veicolo capace di trasportare carburante. Il rifornimento è gratuito, così come le riparazioni. Cerca di fare il rifornimento il più spesso possibile. Meno male, allora non costa nulla la benza, quindi ragazzi, very nice. Andiamo a fare rifornimento, eh. Dicevo, dovremo sicuramente prendere piano piano poi confidenza con i vari tipi di terreno e conoscerli sempre di più per capire appunto come muoverci bene sopra. Mettiamoci 8 litri di carburante, abbiamo fatto il pieno. Si dà uno sguardo alla mappa per capire un po' dove dobbiamo andare. Ok, anche questa stradina qui potrebbe andare bene, quindi direi di piazzarci l'indicatore qui e di seguire poi questa strada qui fino a che non saremo arrivati. Vediamo se da qualche parte... ecco, vedi infatti, si vedono i punti di interesse che abbiamo selezionato, in modo appunto da capire noi dove vogliamo e dove dobbiamo andare. Questa è un'ottima cosa. Qua c'è dello sporco. Qua io ho bisogno sicuramente delle AVD, quindi le vado a piazzare. Marcia bassa. Livello dell'acqua pericoloso. Ma noi ce la faremo, ragazzi, ce la faremo. Se rimani bloccato, puoi provare a usare il tuo viricello e cercare qualcosa a cui agganciarlo. Attiva il menu funzioni con su per usare il tuo viricello. Ok, quindi era praticamente... era di tutorial, ma noi ce la siamo cavata alla grande. Ci siamo usciti, ragazzi. Siamo usciti alla grandissima. Alla grandissima, ragazzi. È fighissimo questo gioco. È super figo.
Che cosa sarà quello Xiva PBB016 di accetto schermo? Non lo riesco a capire al momento. Non riesco a capire. Mi sposto un attimo più su perché vedo che vi vado a tappare. Vi vado a tappare, ecco, la scritta frena a mano, almeno potete vedere meglio. Vai. E ora si va. Facciamo un bel taglione, ragazzi, noi che ci piace fare taglioni. Nota la torre d'osservazione più avanti. Queste cose ti aiuteranno a rilevare le zone obiettivo vicino con cui puoi interagire. Ok, siamo comunque arrivati al nostro posto dove dovevamo andare, ragazzi. Da qua sicuramente avremo una bella visuale sulla vallata e potremo appunto andare a vedere bene le cose da fare, insomma, i lavoretti da fare, le missioni di soccorso, tutte queste cose qua. Complimenti, hai scoperto la tua prima torre d'osservazione. Ogni torre d'osservazione che scoprirai svelerà parti della mappa. Per riparare il ponte ti servirà un veicolo più grande per trasportare i materiali. Apri la mappa per esplorare i paraggi. Obiettivo, trovare un camion che possa trasportare i materiali necessari per riparare le ponte. Quindi apri la mappa. Ok. Allora qua vedo un camion. Premendo destra può posizionare indicatori. Sì, ok, esatto. Qua vedo un camion. Quindi direi che noi torniamo indietro. Si va qui. Poi si va. Si fa la nostra bella stradina. Qua giù. Attenzione però, cavolo, qui strada dissestata, ragazzi. Strada dissestata. Io ci provo. Io ci provo a scendere giù da questo pendio. Vi ci voglio provare. Così almeno si vede un po' di quel che succede. Qui c'è anche la segheria, quindi probabilmente potrebbe anche essere ganzo davvero questo gioco. Ci potrebbero essere tante cosine carine che poi andremo a fare, perché poi insomma la mappa, anche come vedete, non è poi tanto piccina. Non è poi tanto piccina, quindi una volta che la gireremo tutta sicuramente sapremo anche, avremo anche tante cose. Vedo qua tanti punti di interesse e cose, appunto, tante cose da poter fare. Ma non perdiamoci in ciance e andiamo a prendere il camion, ragazzi. Allora, per mettere la retromarcia. Ok. Auto retromarcia. Ah, ok, automatica, quindi basta pigiare il freno indietro. Vediamo un po' da dove si deve passare, io presumo di qua. Esatto. E si va, allora, si va. Questa è una bella strada proprio, di quelle belle belle, eh. Oh mamma, ragazzi, guardate che strada che si deve fare adesso. Non ci voglio credere. Ah, potevo anche andare di lì, vabbè. E allora andiamo, gas in fondo, ragazzi. Gas in fondo, il nostro Johnny Cingomma. Sdiavoliamo sul fango, nel pantano, ragazzi. Si sdiavola nel pantano. E intanto vediamo che il nostro furgone è diventato tutto pantano, anche quello lì, tutto fango. E andiamo, vediamo un po' qua e dove era interrotta la strada, vediamo un po' che succede. Ah, invece in realtà però ce l'abbiamo perché siamo già alla segheria. Quindi gas a martello, ragazzi, gas a martello. Freniamo, non voglio fare danni. Ok, ci siamo, ci siamo. Se ci siamo, ci stiamo. E si va a vedere il camion. Ora, già è un casino guidare questo tra piccoletto. Ve lo immaginate guidare un camion più grosso, ragazzi? Io non so che cosa possa succedere. Non so che cosa ci possa succedere. Ah, bello! Mamma mia, che bolide che ci aspetta, ragazzi. Hai trovato il tuo primo autocarro. Questo camion è progettato per l'uso su strada, quindi non include opzioni fuori strada. Bene. Cerca di non passare su terreno paludoso o fango profondo. Puoi scoprire di più sulle diverse tipologie di pneumatici nel codice che troverai nel menu. Ok. Funzioni. Aggancia il vericella a un oggetto solido. Seleziona il punto di aggancio sul veicolo e un punto di aggancio su un oggetto nelle vicinanze a cui legarlo. Ah, quindi. Fatemi capire, ma. Ah, intanto se abbiamo il carburante dietro ci si può anche rifornire. No, ma io volevo capire una cosa. Volevo capire se io devo trascinare il camion.
o se ci devo montare sopra. Vediamo, vediamo un attimo. Allora, ci siamo presi il camion, ragazzi. Sono montato sul camion praticamente. Sono apparsi altri indicatori. Quello nella città è il deposito in cui potrai ritirare il carico richiesto. L'indicatore vicino al ponte interrotto, quindi lavori in corso, indica la posizione di consegne. Andiamo a dare un'occhiata al deposito cittadino. Ok, quindi praticamente non serviva il vericello, ma dovevamo andare a, come si dice, a guidare proprio il camion. Però siccome prima non mi cambiava l'obiettivo, forse avevo sbagliato io. Va bene, allora dobbiamo andare al deposito cittadino evitando le strade accidentate. Ora di qua dobbiamo per forza passarci sulla strada accidentata, perché non c'è altre vie, ragazzi. Però poi quando arriviamo in città, insomma, in qualche maniera riusciremo a raggiungere il nostro bel deposito cittadino. E allora si va, ragazzi. Ora siamo pronti per riparare il ponte. Questo camion ha dello spazio per il carico. Ogni cassone o rimorchio ha una diversa capacità di carico che si misura in slot. Questo camion può trasportare 2 slot di carico. Obiettivo: trovare i materiali che ti servono per riparare il ponte e consegnarli al cantiere del ponte. Ok, allora si va, ragazzi. Che Dio ce la mandi buona. Intanto non vorrei sciupare il mio vecchio camioncino là, che sicuramente poi lo torneremo a prendere una volta che abbiamo finito con questo camioncione. Ma allora io spero di non rimanerci impantanato qua giù, perché questo non c'ha la VD. Non avendoci la VD, ho paura che potrebbe essere un problema con questo camion qua. Però le cose si fanno importanti, ragazzi. Si sdiavola alla grande sul fango. Usciamo anche un po' di strada, ma è necessaria la situazione qua. Vediamo un po' se ce la facciamo, perché questo qua, sai, è un camion un po' così. È che lui mi dice di evitare le strade accidentate. Le strade accidentate sono tutte praticamente. Anche se queste forse, insomma, sono stradine abbastanza tranquille. Quindi andiamo. Ce la dovremmo fare, ragazzi. Vediamo un po', prima persona, alla grande. Alla grandissima. Siamo nel Michigan, ragazzi, una parte molto forestosa e fangosa di questo stato. Forse è meglio giocare comunque in terza persona, perché abbiamo meglio la visuale di quello che dovremo andare a affrontare. Oh, siamo arrivati in città finalmente, ragazzi, quindi adesso si può andare tranquilloni e si va a vedere, oh mamma, il nostro deposito, quello che ci propone. Insomma, ci servirà del materiale da portare laggiù per riparare il ponte, quindi qualcosa ci proporrà di sicuro. Siamo entrati piano. Ok, vediamo se riesco a raggiungerlo anche di qua. Sì, forse sì, c'è il cancello aperto, quindi andiamo alla zona di carico senza entrare in casa della gente. Magari sarebbe anche meglio. Ci siamo. Si va. Ok. No, sì, si svelge il cancello di sicuro, quindi. Ok, rimorchi al momento non mi interessa. Puoi collegare i rimorchi che trovi nel mondo di gioco e usarli a piacimento. Per collocare un rimorchio utilizza il menu funzioni. Potresti non essere in grado di collegare un rimorchio per diversi motivi, ma lo vedremo. Intanto, ragazzi, abbiamo tirato giù il cancello. Va bene così. Ah, eccolo, ci interessa invece il rimorchio, perché lo dobbiamo collegare, ragazzi. Per collegare un rimorchio dovrai avvicinarti al rimorchio con la parte. Non ho letto. Poi io non lo vedo il rimorchio qua, ma questo qui è un container, non è un rimorchio. Allora, proviamo a entrare nella zona gialla, e vediamo se fra le funzioni si trova l'opzione carica aggancia rimorchio o roba del genere. Vediamo un po'. Collega rimorchio. Nessun rimorchio adatto da collegare, esattamente.
Ah, aspetta, le longarine, guarda, forse sono. Forse io non devo caricare un rimorchio qua, io devo semplicemente caricare quelle cose là. No, però mi fa entrare qui, lo vedi? Ah, gestione carico, ok, scusassero, mi scusassero ragazzi. Carico in corso, uno di due. Ci sono più modi per caricare un carico selezionato. Il caricamento automatico è semplice e veloce, non richiede l'uso di una gru. Carica. Ok, questo quindi è automatico, ma se io per dire lo volessi fare non automatico. Vabbè, diciamo che per il momento ci accontentiamo del carico automatico, ragazzi. Ci andiamo a selezionare la zona qua giù del ponte, quindi è qua giù. Ok, quindi o si va, si uscirà di qua su sicuramente, a dritto. Tutta questa bella stradina su asfalto, meno male ragazzi. Anche se qua ho paura che dovremo andare forse a tagliare verso le fresche praterie, proprio qua alla stazione di servizio dove siamo già passati. E dovremo andare un po', insomma, a passare da quella stradina lì. Vedremo un po' se ce la facciamo. Io penso di sì. Altrimenti dovremo fare il giro di sotto, ma dai, io direi che ci arriviamo. E si consegna al vecchio ponte, ragazzi, così almeno possiamo oltrepassare anche quel punto là della mappa. Rimorchio con cassone, nuovo rimorchio scoperto. Ah, ok, eccolo là, infatti, il rimorchio, guarda che bello. Ok, non ho capito perché continua a segnarmi il cosino indietro, ma insomma, vabbè. Va bene così. Ok. Forse se non ci passi bene sopra non te lo leva e quindi potrebbe essere un problema per poi trovare la strada dopo, successiva. Poi non so se la mappa è tutta lì, ragazzi, o se ci sarà anche un'altra zona. Ah, ok, qua dobbiamo andare su, speriamo di farcela. Perché poi c'era dell'acqua, ho paura ci si rimanga dentro io. Va. Si vede un po' perché succede, ragazzi. Anche se in teoria, insomma, il camion è alto, vedete, c'ha gli scappamenti su alti, quindi forse non è uno agilone proprio, agilmente si passa anche meglio che con quel pick up di prima, ragazzi. Ci fanno la sega a noi altri. Tanto sento il tempo, non so se sentite in cuffia questi rumori strani, sono dei tuoni che un puttana maiala, veicolo danneggiato. Ok, vediamo un po'. Vabbè, speriamo di arrivarci tranquilloni. Dicevo, c'è un temporale che si sta avvicinando, ragazzi, abbiate pazienza. Mi fa un po' di casino. Siamo quasi arrivati al ponte, missione quasi conclusa, abbiamo consegnato le longarine, ragazzi. Stiamo arrivando, ce l'abbiamo un clacson. Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, ragazzi, ce l'abbiamo, gestione carico. Quando scarichi il carico potresti ricevere diverse opzioni di scarico, perché un solo carico può essere usato per completare più di un obiettivo. L'area di scarico attuale viene utilizzata solo per completare il lavoro in corso, ma possono esserci altre utilizzate in più contratti diversi. Ok. Boia che lampi e fulmini, ragazzi, e tuoni. Scarichiamo le longarine e il ponte è finalmente costruito. O meglio, il telaio del ponte, perché adesso ci vorranno le assi di legno, ragazzi. Stiamo facendo progressi con la riparazione del ponte, ma non abbiamo ancora terminato.
Per completarla devi consegnare un'altra parte del carico al cantiere. Il carico che ti serve si trova alla segheria locale, quindi la segheria che abbiamo visto prima si fa anche presto. Controlla la mappa per capire dove si trova e come arrivarci. Ragazzi, noi ci salutiamo qua. Abbiamo visto più o meno come funziona il gioco, secondo me è figo. Infatti era un pochino che lo volevo prendere, finalmente l'ho preso e sono veramente contento, perché poi giocato col volante è ancora più divertente e più realistico. Deve essere un casino poi andare a, insomma, a guidare sui percorsi insomma tutti accidentati come abbiamo visto per adesso, ma sono sicuro che siano i insomma percorsi faciloni questi qua, non siano proprio le strade accidentate di pendii, ripidi di montagna, ragazzi, che ci aspetteranno. Quindi mi raccomando, fatemi sapere che ne pensate. Se volete altri video, scrivetemelo sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se vi va, e come sempre noi ci diamo appuntamento qua su Johnny Otto Gaming nei prossimi video. Ciao ciao.